Forse ci voleva una situazione come questa per far tornare il sorriso ad Andrea Camplone. Perso come la gara contro il Pisa del 2 giugno scorso, perso 10 giorni dopo, quando il presidente Santo Padre gli comunicò via telefono la non riconferma. Ma il calcio va così, le cose cambiano in fretta, soprattutto in una piazza come Perugia, che si risveglia dopo il precampionato lucarelliano, con uno scossone terribile degno del miglior Luciano Gaucci. Santo Padre ha l'onore e il dovere di spiegarlo ai tifosi e lo fa chiedendo scusa a Cristiano Lucarelli. Chiederei scusa se così è giusto fare a Cristiano Lucarelli, perché ovviamente in questo momento può sembrare parte lesa di tutto quello che è successo, anzi no, può sembrare, in qualche modo è parte lesa di una nostra decisione errata. È giusto che mi assumo la responsabilità di questo errore, è giusto che la figuraccia la faccio io di fronte a tutta Italia, non è giusto proseguire un rapporto con un allenatore del quale io già il 23 agosto ho dei forti dubbi. Primo, perché gli precludevo a lui la possibilità di andare a allenare durante questo anno. Secondo, perché dentro di me già sapevo che andava a finire male. E io questo non lo posso fare, perché se no non mi riconosco più come uomo e come presidente di una squadra di calcio. Il gioco non piaceva al presidente, la mentalità di Cristiano troppo distante da quella sognata da un tifoso della Roma di Zeman che con Camplone era stata rivissuta alla grande, anche se con l'epilogo che tutti conosciamo. Ma l'imbarazzo è tanto nei confronti dell'ex bomber del Livorno, basta guardare l'espressione nelle parole di Roberto Goretti. A livello umano sicuramente non abbiamo fatto una cosa bellissima con Cristiano e penso che per me, per Marcello, per il presidente, il mal di pancia ancora è presente per come sono andate le cose, per come sono andati questi ultimi giorni. Ma per Santo Padre le scuse non sono finite qui, ce ne sono anche per lui, Andrea Camplone, richiamato in fretta e in furia, a 5 giorni dalle sorti di Nocera. È stato esonerato Camplone, per errore, oggi dico per errore, perché comunque ho giudicato il lavoro straordinario che aveva fatto il mister per un risultato negativo. Non si può giudicare un allenatore da una partita vinta o persa, anche se era fondamentale per tutti noi, voi lo sapete benissimo. Poi però si guarda avanti e il futuro è ancora nelle mani del tecnico pescarese. La squadra ha bisogno solo di un piccolo ritocco sulla fascia sinistra e poi di un po' di rodaggio per tornare ai livelli dell'esaltante inizio 2013. Sono caricato a molle proprio io, quindi quando ho sentito la telefonata di Santo Padre non gli ho detto neanche buongiorno, ho detto sì. Quindi per far capire la voglia che ho di rimettermi in discussione, di riniziare da capo, di migliorarmi e di saldare un debito che c'è con questa società e con questa città, quindi sono tornato per questo. L'anno scorso avevamo degli obiettivi, quindi avevamo minutaggio, valorizzazione, playoff e vittoria del campionato. Uno ci è scappato, sono tornato per questo, ma anche il presidente è stato molto chiaro, per andare in B, per non commettere più errori, anzi, diciamo che ripartiremo proprio da quelli. Nella gestione del gruppo, nella gestione dei cambi, nella gestione di tutta la squadra. Parla anche Capitan Comotto, l'uomo voluto espressamente da Cristiano Lucarelli. Dovrà traghettare lo spogliatoio in questa fase di passaggio. Non è mai bello quando un allenatore viene mandato via e rimane una sconfitta, no? Però nella vita si sbaglia, forse la cosa più bella e difficile è ammettere l'errore, quindi va dato atto al nostro presidente di una scelta coraggiosa e che penso che abbia fatto male prima a lui e poi agli altri. Detto questo, si chiude una parentesi, è brutto dirlo, ma si è chiusa e ora tocca a noi di esperienza far capire che si apre una cosa molto più importante, la cosa per cui io sono venuto qui e per cui tanti giocatori sono venuti qui, che è quella di portare il Perugia in Serie B, o almeno provare a farlo.